Il Pescara si aggiudica il primo trofeo vittoria assicurazioni, superando un buon Teramo solo dopo i calci di rigore. 1-1 il punteggio dopo i 90 minuti. Nel primo tempo le reti di Sansovini al nono, ben pescato sul filo del fuorigioco da un lungo lancio di Cascione. Pari teramano al 38esimo con un gran gol di Gambino, ispirato dal suggerimento di Costa Ferreira. Di Francesco ha riproposto il modulo col trequartista, interpretato da Stojan nel primo tempo. Pescara bene nei primi 25 minuti, subito in gol è capace di costruire altre interessanti trame di gioco, anche una traversa per Sansovini. Poi il netto calo e di contro un Teramo voglioso di fare bene di fronte ad una buona cornice di pubblico. Così dopo il pari di Gambino, Pinna evita un'altra capitolazione sui tentativi di Arcamone e Bolzan. La partita cala di livello nella ripresa con la girandola dei cambi. Verratti entra trequartista e finisce la gara da mezzala, spazio anche ad Alcibiade e per metà tempo a Maniero. A riposo Bonanni, Del Prete, oltre a Tognozzi e Soddimo. Gli ultimi due all'esordio col Siena non ci saranno per squalifica. Poi Pinna dagli 11 metri ferma i tentativi di Ianni e Visciano. Le impressioni di Di Francesco. Ma sono stati bravi anche loro a far gol, a rimettersi un po' in partita. Hanno ritrovato anche un po' di entusiasmo. Noi non abbiamo chiuso la partita con le occasioni che abbiamo avuto, una traversa, mi sembra un altro paio di situazioni favorevoli. Poi il calcio ti fa capire che se non sei un po' cinico e cattivo in determinate situazioni, rimetti tutto in gioco. Poi è stata una partita dove non si notava la differenza di categoria dopo i primi 20-25 minuti. Ecco, c'è la sensazione che la squadra faccia fatica a metabolizzare il ruolo del trequartista, al di là dell'interprete? Io invece penso che l'interprete sia fondamentale. Sono dei ragazzi giovani che devono migliorare, devono lavorare, ma non penso che tutto sia dettato dal fatto di questo trequartista. Ciò che deve girare attorno alla squadra sono un po' tutti, dagli attaccanti che si devono sacrificare in più, dal maggior attacco degli spazi, da una fase difensiva magari oggi dei quattro dietro che non mi è piaciuto più di tanto. Per quello non dobbiamo analizzare una prestazione o un modulo di gioco in base a un solo giocatore, sarebbe sbagliato, perché non si gioca con l'uno, ma si gioca con 4-3-1-2. Se analizziamo solo l'uno stiamo sbagliando qualcosina. Per il calendario, subito tre big in casa nelle prime sei partite, inizio che sulla carta è in salita, è davvero così? Sì, mi preoccupano un po' tutte. Le prime sei sono squadre veramente importanti, di cui tre in casa, poi abbiamo, mi sembra, tre trasferte difficili, ma io penso che 42 partite ce ne saranno tante altre difficili, per quello andiamo passo dopo passo, valutiamo partita dopo partita. Bene il Teramo che ha tenuto il campo senza particolari timori e con un assetto spregiudicato, due punte più Borrelli a sostegno, e già impressionano l'attaccante Gambino non solo per il gran gol e l'under Costa Ferreira, piedi buoni e visione di gioco, il tecnico Rinaldo Cifaldi. Buona prova, molto impegno, quello che volevo vedere, molta applicazione, sicuramente c'è da migliorare, è calcio d'agosto quindi vuol dire pochissimo, però siamo sulla strada giusta. Diciamo che le indicazioni che volevo dalla squadra ci sono state, adesso chiaramente sono tante cose da migliorare e da perfezionare. La squadra va bene, però ci piace anche ravvisare le prestazioni dei singoli, dire Costa Ferreira e Gambino hanno fatto vedere già cose molto interessanti. Sì, sicuramente tutti e due hanno fatto un'ottima partita, Gambino ha lottato alla grande davanti oltre a far gol, e Costa Ferreira, che non dimentichiamo, è un 91, giovanissimo, ha dimostrato sicuramente le qualità che noi sapevamo che aveva e che c'ha.